Bentornati a una nuova sfida di Pokémon Battle Evolution. Qui sono sempre io, Luca Gengar, e questa volta combatto contro un team interamente Uber, popolato da due Darkrai. Ma sicuramente il mio avversario si sarà scordato la Wii, tant'è vero che gli fa. Cioè, ci sarà una durata un sacco di tempo questa battaglia per 14 minuti per via del lag dell'avversario. E del fatto che non noi i Pokémon non li sceglie lui, glieli sceglie il computer. Perché ci mette 3 ore. Allora, io parto. Normalmente la mia strategia qui sarebbe partire con Espeon e Vaporeon. Perché Vaporeon ha Fanghiglia e Espeon può fare tantissimi danni con Psichico. Però questa volta, visto che ci sono due Darkrai, Espeon è molto debole. Al tipo buio, ho deciso di partire con un Togekiss e Vaporeon e poi mettere Machamp e Umbreon. Cloyster l'ho lasciato di fuori, tanto, cioè, i Pokémon avversari erano tutti attaccanti speciali, quindi Cloyster non è un grande difensore speciale. Me l'avrebbero buttato giù subito. Se fosse invece fosse stato un team fisico, l'avrei messo per primo. Lui parte con Mewtwo e Kyogre, gli ha messo il computer. Io con Togekiss allora faccio i Tirilama su Mewtwo, tanto per fargli fare una mossa praticamente. Qui ero molto indeciso praticamente. E con Vaporeon approfitto del piovischio di Kyogre e faccio Fanghiglia. Lui invece ha il lag dall'altra parte, un lag molto laggoso, infatti ci metterà un sacco di tempo a scegliere. E io gli devi fare due mosse. Io in questo turno mi aspettavo uno psichico di Mewtwo su Vaporeon e uno Zampillo di Kyogre. Invece adesso, quando appena finisce di scegliere, vedrete cosa succede. La scelta è stata molto, praticamente molto da nabbo. Perché comunque non. Sì, vabbè, la mossa che fa Mewtwo cioè, è molto intelligente, però. Quella che fa Kyogre. In questo momento non c'è niente da dire, scusate se sto un po' zitto perché non so cosa dire. Ah, ecco, finisce il tempo e lui sceglie. Mewtwo fa gelo raggio su Togekiss, che Togekiss però ha delle difese speciali assurde, quindi resiste. Ah, questo qui è un altro Togekiss, non è quello lì con giorno di sole, non è quello del Sinistone, è un altro. Kyogre fa gelo raggio su Vaporeon, che non mi fa niente, mossa molto stupida. Con Togekiss faccio Etere Lama su Mewtwo, che gli faccio un bel po', a parte gli scherzi. E con Vaporeon faccio Fanghiglia, che con un brutto colpo stende Mewtwo. Ma credo che non sia nemmeno necessario questo brutto colpo, perché c'era la pioggia e in più era stato indebolito da Etere Lama. Continua a piovere, lui ci mette un casino di tempo anche a scegliere il Pokémon che deve scegliere in campo. Molto indeciso. Alla fine manda l'incubo di tutti quelli che combattono in wifi, Darkrai, che non è difficile predittare che mossa starà per fare. Non so cosa dire, scusate, perché comunque ci mette tantissimo a scegliere. Vabbè, aspettiamo che sceglie, ci sta mettendo tantissimo tempo. Deve scegliere tra due Pokémon, no, non è che deve sceglierne tra sei. Oh. Ecco, finalmente si è deciso e manda Darkrai. Allora, con Togekiss faccio fo tento una forza sfera come tutti avrebbero fatto. Forza sfera su Darkrai per tentare di mandarlo a KO e con Vaporeon faccio idropompa su Darkrai sempre. E indeciso, fanghiglia o idropompa? Alla fine opto per idropompa. No, fanghiglia. Ah, perché tanto dico, la forza sfera gli farà il resto, però. Vabbè. Allora, aspettiamo che sceglie. In questo turno lo dico subito, mi aspettavo che Kyogre mi finisse Togekiss con gelo raggio
e Darkrai facesse vuoto titro. Anch'io credo, non lo so, io speravo facesse Zampillo, tanto Togekiss era fuori comunque. Quindi speravo che facesse tipo Zampillo per ricaricarmi la vita a Vaporeon. Però, comunque è un umbrista molto nabbo che alla fine della battaglia praticamente ha fatto un po' il coattone praticamente della serie. Io riesco a batterti anche con un solo Pokémon. Infatti alla fine farà un disastro. Allora, manca Togekiss, ma mi prende Vaporeon. Vabbè, Togekiss viene sconfitto da un gelo raggio di Kyogre. Quindi non sarebbe cambiato niente. Allora, Togekiss è fuori. A questo punto mando il mio fantastico Machamp. Machamp? Machamp? Boh, non so come si pronuncia. Mando Machamp. Machamp, vabbè. Oh, non lo so come si... Qui ero indeciso, o Umbreon o Machamp. Ho detto Machamp perché mi ispirava di più. Con Machamp appunto faccio incrocolpo. Dinamipugno e incrocolpo servono per la confusione. Dinamipugno è per quell'altro il brutto colpo, col fatto che ha nullo difesa. Machamp. E quindi con Vaporeon invece tento di fare un idropompa su Darkrai sperando di svegliarmi, ma il turno dopo non si è mai visto che qualcuno si sveglia con vuoto tetro. Allora, aspettiamo. In questo turno avevo predittato un vuoto tetro di Darkrai per addormentarmi pure Machamp e uno Zampillo di Kyogre. Perché voglio dire, non è possibile che ancora non ha fatto Zampillo pure se ha il piovischio. È impossibile, cioè. Vabbè, aspettiamo. Scusate se avete sentito delle voci sottovoci, vabbè, intanto era una cretinata, stavo parlando di GTA. Lui mi fa vuoto tetro, mi addormenta pure Machamp, mi fa gelo raggio su Machamp e mi fa brutto colpo. Porca miseria, ma non c'è una lotta in cui qualcuno non mi fa brutto colpo? No, idropompa su Darkrai non lo stende. Pure se c'è la pioggia ed è super efficace, non è super efficace pure se è la potenza di idropompa. I sognamari mi ammazzano Machamp. Proprio sfigata al massimo Machamp. E da che ero partita in vantaggio adesso mi trovo 2 contro 3. Adesso io mando Umbreon perché non posso mandare nessun altro. Mando Umbreon. Faccio Codacciaio su Darkrai. Codacciaio serve per trovare, per abbassare la difesa. E poi faccio Fanghiglia. Ok, in questo turno mi frega in un certo modo di dire, perché io mi aspettavo un altro vuoto tetro e uno Zampillo di Kyogre. E questa volta ci prendo con lo Zampillo. E Darkrai appunto mi frega perché non me lo sarei mai aspettato una mossa del genere. Poi a Darkrai dargli una mossa del genere non ha senso. Serve solo all'ultimo turno di Distorto Zona se scende in campo. Allora, aspettiamo. Si va. Lui fa protezione, che appunto servirebbe solo con l'ultimo turno di Distorto Zona se scende in campo. Lui fa Zampillo, finalmente riesco, mi viene una Predict, mi ricarica Vaporeon e qui secondo me ha sgranato gli occhi perché Zampillo stabato più la pioggia. Umbreon resiste benissimo alla fine per quello che è. Umbreon ha tantissima, mi pare che ha il massimo degli EV in difesa speciale. Non il massimo però è stato vessato in difesa speciale. Qualche Pokémon l'ho vessato. Kyogre, se si prende una fanghia stabata più la pioggia, ma non gli fa tanto. Codacciaio non va a segno su Darkrai. E continua a piovere. Io con Umbreon faccio Codacciaio su Darkrai e ripeto praticamente il turno di prima con fanghia. Perché comunque non è che mi conveniva nient'altro. Sì, avrei potuto fare finta su Kyogre, ma tanto sapevo
che la protezione due lotte di seguito non si potesse usare, a meno che non si ha un'abilità speciale. Vabbè, aspettiamo. Quanto ci mette? Troppo lag. Non so perché poi Battle Revolution mette il lag da tutte. Cioè, mette uno di due deve averci il lag, ma perché? L'arcerai ripete protezione e gli riviene. E qua è da proprio da incavolarsi. Perché non viene mai due volte di seguito. Allora lui fa gelo raggio, ma Darkrai si protegge. Qui io sgrano gli occhi, dico, se l'è fatto sul suo stesso Darkrai. Cioè, che cavolo fa? Va bene, faccio fanghiglia. Una fanghiglia immensa che assale Kyogre. E Umbreon rifallisce Codacciaio. Adesso. Lui non può riusare protezione. Quindi gli faccio Codacciaio su Darkrai e faccio fanghiglia, sempre stessa cosa. Qui invece lui fa praticamente il coattone, si potrebbe dire. Perché? Adesso vedrete perché. Sono io ho sgranato gli occhi, ma lui sicuramente l'ha fatto propositamente della serie. Io ti posso battere pure con un solo Pokémon. Della serie che io sono. C'è un team debolissimo che me l'avrebbe battuto in ogni caso. Adesso vedrete. Darkrai fallisce protezione. Kyogre fa gelo raggio. Io qui non mi sono preoccupato perché nemmeno Umbreon mi avrebbe mandato KO. Invece si attacca al suo stesso Darkrai della serie. Io ti posso battere. Io sono proprio più forte di te. Si ammazza Darkrai. Contento lui. E con Vaporeon faccio fanghiglia. Tanto l'avrei. Non l'avrei mai ammazzato. Faccio fanghiglia, gli tolgo un bel po'. E con Codacciaio riesco ad abbassargli la difesa. Codacciaio serve più a questo perché questo Umbreon non ha né un grande attacco né un grande attacco speciale. Quindi non posso fare niente. Lui manda il suo ultimo Pokémon che se ci mette 3 ore pure qui, cioè è proprio da incavolarsi. Che è Dialga. Qui c'è un'altra cosa di coattità, praticamente fa di nuovo il coattone adesso. Io faccio, gli faccio fare con Umbreon faccio finta su Dialga. E qui io faccio fanghiglia. E qui io faccio fanghiglia per ammazzare Kyogre e comunque indebolire Dialga. Per vedere anche quanto danno io avrei fatto. Aspettiamo un po'. Questo turno avrei predictato una mossa di Dialga per ammazzarmi Umbreon perché comunque non sarebbe bastato un gelo raggio di Kyogre. Lui fa gelo raggio su Umbreon e non mi toglie niente, ovviamente non muore. Lo sapevo che non moriva. Lui fa Cannon Flash sul suo stesso Kyogre. Anche qui fa il coattone, cioè della serie io ti posso battere seppure con Dialga e basta. Ma fammi il piacere. Con Vaporeon faccio fanghiglia. E è proprio inaspettato. Guardate quanto gli tolgo. Un bel po', pure se non è molto efficace. Precisione cala. E qui ha roduto in un modo. Io faccio finta. E guardate un po' come tutti gli uberisti quando stanno perdendo. A maggior ragione questo che stava facendo il coattone. Come tutti gli uberisti stanno perdendo. Il collegamento si è interrotto. Che scemi. Vabbè, non posso dire niente, commentate, votate, scrivete.